Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale. Allora, come vedete oggi torno ancora una volta con Giusy, che come potete notare ormai è diventato un ospite fisso perché abbiamo trovato finalmente un compromesso che potesse andare bene ad entrambi, ovvero lei ha questo obbligo fisso di farmi la obbligata spettatrice, ma in cambio io dovrò montarle i video e prestare l'attrezzatura. È un po' lento però, devo dire. Perché anche lei ha un canale YouTube che ho spesso citato, quindi ve lo lascio giù in descrizione. Allora, come puoi notare, oggi ho un mazzo di carte con un astuccio davvero incredibile. Però sì, enorme. Non so se ti ricordi, ma questo qua, se io tiro così le orecchie... Esce pure un cane. No, si accendono gli occhi. Vediamo se lo vedono, si vedrà mai. E quindi, questo è un mazzo di carte che da questo momento in poi io non toccherò più. Quindi sarà un gioco di magia, tutto senza che io tocchi il mazzo di carte. Interessante. Allora, vedranno un po' adesso le tue doti, diciamo, manipolatrice. Dovrai semplicemente fare un nastro di carte. Ottimo. Dai, non è andato manco tanto male. Ti chiedo di prendere una carta più o meno dal centro e la metti da parte. Okay. Ricompatti il mazzetto. Sì. Prendi quella carta, la guardi, la ricordi e la fai vedere in camera. Sì, la faccio vedere. Ok. Spero si sia vista. E semplicemente devi tagliare in un punto qualsiasi, prendere questa carta, la metti lì e ricompatti il tutto. Ok. Facile e indolore. Sì. Adesso per mostrare a casa che comunque è un mazzo di carte con tutte le carte diverse, ti chiedo di girare il mazzo al contrario. Fai un bel taglio. Più o meno a metà. Ok, e di richiudere. Ok. Ok, rimetti tutto. Così. Esatto. Allora, io non toccherò il mazzo, però semplicemente porterò le mie mani sopra. Ok, ci voglio provare. Prendi la prima carta. Sì. No. La seconda? No. La terza? No. Ancora? No? No? Secondo me sì. Che carta era? L'asso di quadri. Vedi un po'? No! L'asso di quadri? L'asso di quadri! Ma non è l'asso di quadri quello? Non è riuscito? Sì, questo! Ma questo non è l'asso di quadri! Questo è? È il re di quadri! Solo che è una Black Panther così. Ma era questa? È tosto di quadri. Ok ragazzi, passiamo al tutorial di questa magia. Come ho detto già nella performance, ho utilizzato questo mazzo di carte che sono le carte di Black Panther, in questo caso con l'astuccio particolare. Questa è una limited edition, potete trovarla su mymagic.it. Vi ricordo il codice sconto alle Magix del 10%, esiste sia la versione ovviamente con questa super scatolona che ovviamente si può anche spegnere, ma c'è anche la versione diciamo meno ingombrante e soprattutto c'è anche la versione con le carte telate. Allora, passiamo al segreto di questo gioco, un gioco di magia particolare perché ovviamente riusciremo a ritrovare la carta senza toccare il mazzo di carte. Abbiamo visto una versione molto simile sul canale, ma in questo caso la faremo appunto senza toccare il mazzo, insomma con la telecinesi e quelle robe lì. In realtà tutto quello che dobbiamo fare sarà mettere una scala che va dal re all'asso, in questo caso ho utilizzato la scala di fiori. Ovviamente sullo store mymagic.it potete trovare il mazzo di carte che vi ho appena fatto vedere, potete trovare questo tappetino, altri tappetini ancora più fighi, altri mazzi di carte, effetti in vendita, DVD, chi più ne ha più ne mette al prezzo più basso d'Italia se non d'Europa. Inoltre utilizzando il codice sconto alle Magix, oltre al 10% di sconto avrete anche un effetto di magia professionale incluso per il vostro ordine. Oltre che darete anche un piccolo caffè, diciamo, al sottoscritto, quindi vi consiglio il codice ALEMAGIX. Tutta questa performance la faremo con le mani dietro la schiena oppure semplicemente senza toccare il nostro mazzo di carte. Diremo allo spettatore di stendere a nastro il mazzo di carte. È un'operazione che non tutti gli spettatori sanno fare, ma in realtà è davvero molto semplice perché basta anche appoggiare, diciamo in questo modo, la mano sul mazzo, come potete vedere, senza nessun tipo di sforzo. E il mazzo di carte si aprirà senza alcun problema. Allora, la cosa fondamentale, quindi facciamo aprire questo mazzo anche lanciandolo in questo modo,
cercheremo di dare degli input abbastanza limitati, perché anziché dire scegliere una carta completamente casuale, perché lo spettatore potrebbe, diciamo così, per dispetto, perché ci sono quegli spettatori un po' diciamo antipatici, vanno a prendere la prima o l'ultima carta, e noi vogliamo evitare questo perché appunto abbiamo una preparazione del mazzo. Quindi diremo di focalizzarsi sul centro del mazzo. Comunque, già il fatto che noi non toccheremo il mazzo di carte è già un qualcosa di impossibile per lo spettatore, quindi non si farà troppe domande. Diremo: scegli una carta più o meno dal centro del mazzo, quindi lo spettatore avrà già la sua libertà e quindi sarà già contento così. Quindi un'operazione alla volta, diremo di riassemblare il mazzo, quindi così alla meno peggio, di guardare la sua carta, e a questo punto dovrà fare un taglio al mazzo, mettere questa carta in cima al mazzo e richiudere il mazzetto in questo modo. Adesso dobbiamo fare una cosa, dobbiamo semplicemente rintracciare una carta di fiori. Quindi finché non troveremo una carta del nostro seme, diciamo, da forzare, chiederemo di fare dei tagli. Però questi tagli andranno fatti in questo modo, con il dorso girato di faccia. Lì potete giustificare questa operazione in mille modi. Possiamo per esempio dire che noi faremo vedere il mazzo di carte anche di faccia al nostro spettatore per fargli vedere e capire che appunto si tratta di un mazzo senza segreti. Quindi semplicemente quello che dobbiamo fare è vedere la carta che si trova, diciamo, di faccia. Quindi diremo allo spettatore di tagliare più o meno a metà. La cosa interessante è che se taglierà farà dei tagli abbastanza precisi, o vi farà trovare subito una carta di fiori, o ci girerà sempre attorno e non riuscirà mai a ritrovarla. Quindi diamo un tentativo, diremo di tagliare più o meno a metà. Se taglierà esattamente a metà, più o meno 90% troverà già una carta di fiori. Questo perché appunto, se lo spettatore segue bene le nostre linee guida, quindi ogni volta diremo taglia più o meno a metà, quindi lo spettatore andrà verso quella direzione lì. Quindi taglia più o meno a metà, potete vedere che troverà una carta di fiori. Quindi faccio rivedere, lo spettatore sceglie una carta, per esempio questa, 7 di quadri, ce l'ho col 7 oggi, quindi lo spettatore taglierà più o meno a metà, quindi noi guarderemo già più o meno quante carte lui abbia tagliato. Sappiamo che ha tagliato, diciamo, un po' più della metà, e quindi mettendo questa carta qui e richiudendo il tutto, sappiamo che la preparazione di fiori si trova esattamente qui, come potete notare. Quindi, come vi dicevo, non abbiamo l'uso delle mani, ma abbiamo l'uso degli occhi. Quindi diremo allo spettatore: gira il mazzo di faccia. Adesso dobbiamo decidere se fare one take oppure con più tentativi. Direi di fare un paio di tagli. Quindi possiamo fare, per esempio, alza più o meno un terzo di mazzo. Ok, ci stiamo avvicinando. Secondo me, fammi passare un attimo la mano sopra, cioè cercate di rendere tutto più scenografico possibile. Adesso, tagliando un terzo di mazzo, siamo già alla nostra preparazione, quindi lo sappiamo. Ok, fai un'altra volta questa operazione, taglia un terzo di mazzo. Il mio spettatore taglierà un terzo di mazzo. Come potete vedere, abbiamo trovato appunto 5 di fiori. Se questa cosa si dovesse protrarre troppo nel tempo, cercate di fare ogni volta un terzo o un quarto di mazzo, e quindi con tutta la roba scenografica cercate di rendere tutto abbastanza interessante, quindi grazie alla vostra parola, presentazione, eccetera eccetera. Quindi ogni volta giustificate quello che fate e lo spettatore così non si chiederà assolutamente nessun tipo di dubbio. Una volta trovata, vediamo un po' cosa succede. In base al valore di questa carta dobbiamo semplicemente contare 5. O lo fate in maniera palese, quindi conta 5, troverai la carta 1, 2, 3, 4, 5, oppure contate silenziosamente, magari passando le mani sul mazzo. Ok, no, non è questa, quindi senza contare, passate le mani così, però contate ovviamente mentalmente, sono passate 4 carte, la quinta carta sarà il 7 di quadri. Quindi davvero molto semplice, tutto quello che dovete fare sarà semplicemente contare in base al valore
della nostra preparazione, quindi la scala dovrà essere ovviamente al contrario, dal re all'asso e non dall'asso al re. Avremo poi 4, 3, 2, 1 e la carta del nostro spettatore. Vi ringrazio di aver visto il video, ovviamente come sempre vi ricordo di iscrivervi, di lasciare un like, noi ci vediamo al prossimo video.